una vittoria utile per ripartire dopo la sconfitta di sabato. È sempre molto importante di giocare subito. Ma noi dobbiamo avere obiettivo e fare più punti possibili in campionato, cercare di aggiungere Trento se possibile. Questo possiamo fare solo vincendo, normale. Quello che penso, oggi abbiamo dimostrato un buon gioco in tutti i fondamentali, e quello è una risposta da parte dei ragazzi molto importante. Sabato ci siamo dispiaciuti tutti normalmente, ma penso che abbiamo dato massimo di nostre possibilità in quel momento. Per questo io lo so che le aspettative sono tante, ma in certi momenti dobbiamo essere anche reali, perché oggi abbiamo Giumacas avuto, che vedete, una buona battuta in momento importante, ci darà. Domani spero che avremo anche Russell, e piano piano stiamo facendo qualcosa di più. Per questo sicuramente non volevamo perdere contro Modena, ma Modena ha giocato meglio di noi e basta. Oggi c'è qualcosa che non ti è piaciuto nella prestazione di oggi, magari alcuni errori che hanno consentito a Padova provvisoriamente di rientrare in partita, specie nel primo set? Ma guarda che se vediamo ultime quattro partite, Padova ha giocato una pallavolo della Madonna, ha vinto due e ha giocato contro due squadre di altissimo livello come Trento e come Macerata 3-2. Oggi li abbiamo fermati tutti i fondamentali, e per questo io posso essere solo soddisfatto. Errori, potevamo forse chiudere un po' di meglio la lungolinea di Gianotti, e solo quello. In tutti gli altri fondamentali siamo andati molto molto bene. Quanto è importante tornare a giocare praticamente subito dopo una delusione? Diciamo che aiuta, perché hai la possibilità di riscattarti senza avere tanto tempo per macinare quello che non è andato bene, però dai, c'era anche la voglia di riprendersi. Abbiamo giocato una bella partita a Spavalda e le abbiamo fatte ricevere spesso male, quindi si sono un po' incastrati in attacco, noi li abbiamo tenuti bene e è venuta fuori una bella vittoria, comunque non scontata, perché loro avevano dato fastidio a parecchie squadre. Io la temevo un po' questa partita, poi dopo sabato non si sa mai come si reagisce, quindi siamo stati bravi. La reazione è stata buona, anche perché la quarta posizione è stata nuovamente riconquistata. Sì, dai, quello lo guardiamo relativamente, perché dipende un po', sai, dagli scontri diretti. Oggi è chiaro che Verona aveva una partita difficile da superare, quindi guardiamo a noi, poi alla fine vedremo in che posizione siamo. Da adesso in poi serve fare veramente più punti possibili. E poi vediamo in che posizione staremo. L'ultima cosa, adesso abbiamo una trasferta a Monza, se non vado errato, e poi la Chef Cup. Con quali credenziali ci arriva la Sira a questa partita, a questi due incontri? Ma cosa ti devo dire? Noi abbiamo dimostrato di avere le nostre chance contro tutte le squadre. Contro le squadre sotto di noi in classifica ci aspettiamo sempre di far bene, perché fino adesso l'abbiamo fatto, ma bisogna stare attenti, quindi partiamo da Monza, non sottovalutiamo, perché loro sono una buonissima squadra. Poi ovviamente c'è Monza, c'è insomma Mosca, là si alza il livello, sono una grande squadra con una marea di giocatori nazionali, internazionali, olimpionici e via dicendo, quindi là bisogna tirare fuori tutto per passare, bisogna fare una grande prestazione. Anche oggi sei entrato in un momento cruciale e hai dato il tuo contributo, quindi quando vieni chiamato in causa non fallisci proprio mai. Beh, oddio, adesso non esagerare, diciamo che per ora è andata bene e spero di continuare così quando c'è la possibilità di cercare di fare un primo tempo fatto bene, un muro. Oggi la partita andava vinta per 3-0, quindi poi alla fine siamo contenti di questo risultato, penso sia noi che il pubblico. Insomma, dopo sabato era importante anche rigiocare subito, pensi che vi abbia aiutato questa cosa? Guarda, sì, moltissimo, perché abbiamo accumulato una grande delusione, perché la Coppa Italia era un nostro obiettivo. E anche se Modena poi si è dimostrata fortissima sia in semifinale che in finale, noi ci tenevamo e non abbiamo centrato questo obiettivo, quindi la delusione c'era. E quale occasione migliore per rifarsi con una partita in casa,
contro un avversario comunque tosto, perché i risultati che aveva portato fin qua erano buoni. Noi siamo riusciti a fare una bella prova senza, credo, senza mai avere o rischiare nulla, e credo che il risultato sia giusto e ci soddisfa. Quindi adesso due partite altrettanto importanti, Monza e Mosca, e quanto è importante arrivare con la rosa al completo in questi due appuntamenti? Ecco, ci stiamo lavorando, per fortuna credo che più passano i giorni e più recuperiamo sia Aaron Russell, che è un ragazzo di cui ovviamente abbiamo bisogno, e sia abbiamo la possibilità piano piano di rimetterci tutti quanti nelle migliori condizioni. Adesso noi dobbiamo andare a Monza per vincere, e poi ci arriva in casa un avversario tosto come la Dinamo di Ivan. Però pensiamo a Monza, perché non sarà affatto una passeggiata. Io poi sono un ex e so benissimo. Tieni a far bene. Quindi. Ci tengo a far bene, certo, senza dubbio, però so benissimo quanto sia difficile vincere in casa loro, per cui dobbiamo metterci tutta la concentrazione che abbiamo. Una Padova che si è dimostrata la solita squadra combattiva che non molla mai. E anche la Lube qualche settimana fa se ne è accorta, insomma. Oggi cosa è mancata alla squadra per poter competere fino alla fine con questa Sir? Beh, allora abbiamo, per vedere diciamo le nostre mancanze, sicuramente abbiamo faticato tutta la partita in attacco in generale. E poi alcune palle che in difesa non ci devono cadere le abbiamo fatte cadere. Questo poi, quei due, tipo anche l'ultimo set che l'abbiamo perso su un paio di pallonetti a Tanasevic che non ci devono cadere. Pazienza, non abbiamo giocato male, solo che altre volte siamo stati un po' più incisivi in difesa e un po' più cattivi in attacco in certe situazioni. Quindi voi ci credete ancora in un piazzamento per i playoff? Ma guarda, più che pensare al piazzamento playoff, noi pensiamo a giocare bene ogni partita che ci troviamo davanti. Oggi ci è riuscito in parte, e quindi vuol dire che dobbiamo lavorare di più per migliorare la nostra prestazione. Poi le somme le tireremo a fine anno. È chiaro che ci piacerebbe molto entrare nella griglia dei playoff, però sappiamo che passa solo ed esclusivamente attraverso le nostre prestazioni.